Qual è l'obiettivo cardine nella terapia con lo psicotico? Favorire l'autonomia, direbbe Jay Haley. Sì, lo so, ultimamente parlo sempre di Jay Haley, che mi sono messo a ripassare un po' dei suoi scritti per le lezioni di terapia breve per la psicosi, che terrò per il quarto anno della scuola di specializzazione, quindi che ci vuoi fare? Jay Haley. Hashtag Jay Haley. Senza pretese di esaustività e non considerando una serie di questioni che sono importanti nel trattamento delle psicosi, il contributo della terapia familiare strategica di Jay Haley è interessante. L'autore sostiene che l'obiettivo principale sia appunto quello di favorire l'autonomia del soggetto. Ma come? Innanzitutto è un approccio familiare, quindi l'intervento è sistemico. Non lavori sul paziente, ma con tutta o quasi la famiglia. Addirittura il paziente potrebbe anche non essere presente in seduta. Tutto il lavoro ha un'alta carica depatologizzante, al punto da essere uno dei punti cardini della terapia. D'altronde, se parli di psicosi o di malattia mentale, stai già etichettando il problema come qualcosa che la famiglia non può risolvere. E invece l'obiettivo, il punto, è proprio questo: aiutare la famiglia a risolvere da sé il problema. E come si fa? In generale, ristabilendo le gerarchie familiari. Haley, che studiò lungamente con Salvador Minuchin, ipotizza che proprio una labilità a livello gerarchico si riscontra nei casi di psicosi. Ovviamente è un'ipotesi operativa, non traccia la verità, ma una rotta per il cambiamento. Ed è quindi errato epistemologicamente dire che la labilità gerarchica causa la psicosi, è invece corretto dire che lavorare su di essa può portare alla soluzione della psicosi. Cosa si fa dunque? Come detto, una serie di manovre che mirano a ripristinare l'autonomia del figlio. Innanzitutto devi cercare di farlo uscire rapidamente da tutto quel contesto che lo lega allo status di malato, come le ospedalizzazioni o a un certo punto anche la cura psicofarmacologica. Questo infatti, come detto, lo manterrebbe in uno stato di condanna, dove né lui né i familiari per default possono fare nulla. Haley, lo risottolineo invece, vuole proprio portare a ridare potere alla famiglia e al soggetto. E come si fa questo? Aiutandoli a ristabilire una sana convivenza in casa. Come si fa questo? Beh, con la definizione di semplici e chiare regole definite e fatte rispettare dai genitori. Haley sottolinea più riprese che devi puntare a dei piccoli obiettivi precisi. Devi creare dei veri e propri piani d'azione, fatti di piccoli passi chiari. Ad esempio, definire chiaramente una data per quando il figlio tornerà a scuola o a riprendere il lavoro o le regole base che deve seguire in casa e così via. Questa definizione si può fare durante, anzi si deve fare durante la seduta con o senza il figlio, però entrambi i partner devono essere d'accordo. Inoltre bisogna anche parlare di cosa si farà se il figlio non rispetta queste regole e della capacità dei genitori di farle rispettare, altrimenti... È interessante perché Haley aiutava i familiari a affrontare il problema quasi come se fosse un capriccio del figlio, un problema di condotta. E l'onestà dell'autore sta nel ribadire a più riprese che il terapeuta deve considerare tutte queste operazioni come basate su un'ipotesi. L'ipotesi appunto che ci siano dei problemi gerarchici e che vadano risolti con una spinta all'autonomia. Io lo so la domanda che ti porrai adesso. Ok, bello, fantastico, simpatico, anche discutibile, ma... funziona? Beh, la cosa interessante è che la terapia strategica familiare è una delle terapie brevi che fin dall'inizio ha prodotto e continua a produrre dati che ne dimostrano l'efficacia. Quindi sì, funziona. Haley li pubblicò con differenti tipologie di problemi fin dall'inizio e tutt'oggi escono delle ricerche che mostrano gli avanzamenti di questo approccio. Quindi, ribadisco, sì, funziona, anche questo è il motivo per cui la insegniamo all'interno della nostra scuola di specializzazione in terapie brevi sistemico-strategiche. Peraltro, nell'epoca attuale, dove le famiglie sono in difficoltà di fronte alla messa in discussione proprio delle gerarchie e dei confini, penso che potrebbe essere ancora più interessante come approccio. Quindi che fare? Se vuoi studiartela, puoi partecipare ai nostri due workshop di novembre e dicembre sull'argomento e intanto puoi vederti i miei altri video sull'argomento in autonomia.